Amici del canale YouTube, oggi vedremo iPhone 6 contro iPhone 5S, due telefoni molto simili per quanto riguarda velocità, interfaccia, applicazioni, ma estremamente diversi per portabilità e batteria. Quasi si sente parlare che quando esce il nuovo iPhone è una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il mondo degli smartphone, dei telefoni e anche dei tablet. In realtà ultimamente ci siamo un po' bloccati, ovvero siamo arrivati a un livello di perfezione così alto sia per quanto riguarda il mondo degli iPhone che anche per gli altri, la concorrenza Windows e Android. Siamo arrivati a un limite dove i produttori si spingono sempre di più a fare dei display sempre più belli. Il vero punto di differenza tra questi due smartphone sono le dimensioni. Dimensioni molto più imponenti per quanto riguarda il nuovo iPhone, che somiglia molto di più alle dimensioni di Nexus 5 rispetto a quelle dell'iPhone 5S. iPhone 5S che comunque, dopo che utilizzate un po' il 6, vi risulterà essere molto più comodo e anche più piccolo da maneggiare. iPhone 5S sì è più piccolo, ma ha uno spessore nettamente superiore all'iPhone 6. In realtà la videocamera filtra molto l'immagine e sembrano quasi uguali, ma vi assicuro che iPhone 6 è molto più sottile del suo predecessore. Il 6 sì, molto più bello esteticamente, almeno io lo preferisco, una linea più tondeggiante, un po' come il primo iPhone, come i primi iPhone, ma molto più scivoloso e anche dà la sensazione di essere meno solido del 5S. I punti di forza dell'iPhone dal 5S al 6 rimangono invariati, ovvero una velocità davvero incredibile, tantissime applicazioni che si installano in maniera molto molto facile, una riproduzione audio di iTunes, praticamente della musica, sia da applicazioni come iTube che dell'applicazione ufficiale di musica, che sono davvero impareggiabili sia per quanto riguarda la velocità e anche la qualità con cui viene riprodotto l'audio. Un'altra differenza molto evidente tra due smartphone è il display. Sì, ok, abbiamo detto più grande, ma anche iPhone 6 ha un display molto più definito. Questo forse è il punto principale che differenzia i due telefoni. Nonostante sia più grande, sono riusciti ad avere una densità di pixel per pollice comunque ottima, che permette di avere una visualizzazione anche angolare nettamente migliore a quella del 5S, che era già una delle unità display, purtroppo piccola, comunque veramente ottima. Per dimostrare che il display è migliorato molto, vi faccio vedere anche la fotocamera che è davvero velocissima in entrambi i casi ad aprirsi, fa foto molto molto bene. Per dimostrarvi la bellezza del nuovo display ho fatto questa foto. La fotocamera è praticamente la stessa, una 8 megapixel, quella dell'iPhone 6 ha delle caratteristiche leggermente superiori, ma la sostanza non cambia. Guardiamo come ho scattato la stessa foto della videocamera da cui riprende. Guardate come i colori sull'iPhone 6 risultano essere nettamente più nitidi e anche la scritta dell'ottica Carl Zeiss sia ben visibile su iPhone 6, vedete che qui, e sia meno visibile e anche con colori un pochino più sbiaditi su iPhone 5S. Cioè, la differenza poi non è così tanta, ma entrambi fanno forse le foto migliori per quanto riguarda il punto e scatta ancora in commercio. La batteria con un utilizzo medio consente una giornata e mezzo, ovvero non ci dovete stare sempre appiccicati, magari anche qualche oretta senza guardarlo, ma tranquillamente fate una giornata se non siete dei maniaci assoluti del telefono. Tutte le altre cose che non ho elencato in questo video sono praticamente le stesse di iPhone 5S, sia per quanto riguarda il sistema operativo, sia per quanto riguarda lo sblocco con il Touch ID e anche per come il sistema operativo gestisce la memoria, la RAM, davvero sempre molto fluido, nessun impuntamento. Sì, ok, è cambiato il design, vi ripeto l'ennesima volta che a me piace, e anche se il 5S risulta più comodo per la portabilità e per l'utilizzo sicuramente a una mano. Chi si chiede se vale la pena passare dal 5S al 6 è un po' come tutti i mini salti di generazioni. In realtà direi proprio di no, ovvero questo iPhone 5S a distanza ormai da un anno dall'uscita è ancora un riferimento per i telefoni medio piccoli. 729 euro sono davvero troppi per un telefono che cambia sì esteticamente, ma davvero non ha quelle chicche software che mi sarei aspettato per un telefono comunque nuovo. Io vi ringrazio per essere stati ancora con noi, ci vediamo presto in un prossimo video con iPhone 5S e iPhone 6. Ciao ciao!